Salve a tutti, mi chiamo Giovanni Mauri, sono nella versione di EFL Studio 20.8.4, non uso quella più avanzata perché per farvi vedere i VST e gli strumenti che uso, base e avanza. Vi farò vedere il sintetizzatore che ho usato questa mattina, ho composto già un'altra canzone nuova che caricherò poi. Completa da ascoltare in un altro video dopo questo, e quindi qui vi faccio vedere che qui ho Basile, un bellissimo sintetizzatore dal vivo. Vediamo che ho numerosi preset, suoni, banchi dati, ho quasi 2 milioni di preset, no? E quindi ne ho una marea, come potete ben vedere. Ce ne sono tantissimi di suoni e quindi ho quasi 2 milioni di preset, no? Solo in questo sintetizzatore. Quindi questo sintetizzatore è bellissimo. Vi faccio sentire un intro di questi suoni. Ok, bellissimo. Vai. Questo è l'intro che ho usato nella canzone. Poi qui abbiamo ad esempio una voce. Per tutti gli scettici che dicono che io non compongo con FL Studio, qui vi dovrete ricredere, perché vedete che sta suonando né più né meno come un sintetizzatore reale. Ci vorrebbe la tastiera di MIDI per pilotare questo qui, io sto usando la tastiera normale del PC. Quindi, come vedete, sto premendo il tasto, no? E poi compongo le note tramite il piano roll. E vedete che io compongo davvero con questi programmi la musica e chi dice che non è vero si dovrà ricredere perché, come vedete, sta suonando lui. E quindi cari ragazzi, se raggiungeremo i 1000 like, i 1000 visualizzazioni, vi farò vedere tutti i suoni di Tiesto, Sinti, Basile, i preset, li farò ascoltare, vi farò una bella panoramica di questi suoni che ho, parecchi ne ho creati io di nuovi, perché si possono anche creare suoni. No? E quindi poi qui abbiamo lo sviluppo dei suoni, abbiamo le frequenze, possiamo modificare le frequenze, tagliare, inserire altri sviluppi, sta a voi, è la vostra pratica che avete in FL Studio. Diciamo è molto bello, è una bella droga questo sintetizzatore, meglio di ad esempio del Sinti Avenger. Questa è una linea di basso che ho usato lì. Allora, voi dovete capire che io faccio tante canzoni, poi le butto giù in 5 minuti perché ho già una grande pratica in questo programma. Compongo dall'epoca di 18 anni e faccio musica elettronica. Questa è una sequenza. Questo è un suono che ho usato in questa canzone. Il programma già registrato.
buttato giù quello che ho suonato qua nella sequenza. Gli effetti che ho usato di questa canzone sono Godzizer, Fruit Limiter e Transient Processor. Io generalmente uso questi tre qua. E adesso andiamo ad ascoltare il risultato di questa canzone. Sentito il risultato della canzone che ho composto utilizzando Basile VST 2, la versione a 64 bit, c'è anche a 32 bit. I suoni li ho generati io utilizzando questa sessione e quindi li ho creati spostando e modificando questi settori qua, dandogli effetto di sviluppo, delay, dandogli più voce, meno voce, dandogli il reverb, dandogli un phase a ogni suono, e quindi ho creato delle sequenze mie per farvi vedere che io compongo realmente. Ricordate che io non ho una tastiera MIDI per pilotare questi VST, ma uso la tastiera del computer. Le mani che vedete sono mani emulate da un VST che è esterno al programma e che quindi il programma lo recepisce come interno importandolo nella sessione VST. Quindi questo è un programma, un sintetizzatore reale. E quindi non c'è trucco, non c'è inganno, badaboom, badaboom, ci raggiungeremo i 1000 like, 1000 visualizzazioni. Vi prometto che vi farò sentire una panoramica di suoni, di sequenze che si può fare diversi stili con questo sintetizzatore e che quindi non c'è trucco, non c'è inganno. È tutto reale, è tutto vero ragazzi, e quindi ci raggiungeremo i like e come vi ho detto e le visual. Vi prometto che vi farò vedere la panoramica, ad ascoltare i suoni, tutti questi bei suoni che io ho, che sono quasi 2 milioni di prese. Un banco suoni solo in questo sintetizzatore, poi per non parlare di Diva e tanti altri sintetizzatori che io ho qua dentro. Come vedete, se facciamo un more plugin, io qui ho 1695 VST. Come vedete, qui la lista è lunga, ci sono dei bassi, delle chitarre, Basile 2, Berlin, Bilbao, questi sono alcuni degli strumenti che ho usato nelle canzoni che avete ascoltato. Qua ne abbiamo tanti, ad esempio, se andiamo giù c'è Diva 2, Diva 2 per 64 bit, sempre di questa marca qua. Poi DSK 1 e 3, eccolo qua, guarda, guarda, vi faccio vedere.
Lo sto caricando. Molto belli. Una panoramica di voli molto belli. Siete ancora scettici, vi ho suonato dal vivo alcuni preset di Dune 3. Se raggiungeremo 2000 like, 2000 visualizzazioni, vi faccio sentire altri suoni di Dune 3. Al prossimo tutorial, live dal vivo, vi farò sentire questo preset di Dune 3. 2000 like, 2000 visualizzazioni, sarà una vera goduria per voi. Quindi, ragazzi, sbadabum, non c'è trucco, non c'è inganno, è tutto vero, questi strumenti suonano davvero, FL Studio 20.8.4, quindi alla prossima caricherò questa creatura che avrò composto, ve la farò sentire realmente come è venuta, e quindi al prossimo tutorial dal vivo da Giovanni Mauri, mi raccomando, 2000 like, 2000 visualizzazioni, io farò sentire Synapse Dune 3, i suoni che avete appena ascoltato, drum e kick e di tutto e di più. Alla prossima, sbada boom, sbada boom, sbada boom.